Amici dell'RCM, eccoci a un nuovo video. Tutti sapete che io incomincio la mia carriera artistica nel 1978 come DJ e dal 78 al 1988 ho fatto il DJ in varie discoteche dell'isola e delle radio private. Eccoci qua che a questo appuntamento vi voglio presentare il mio primo contatto radiofonico, che è stato con il signor Giuseppe Maria Fanni che abbiamo qui. Buongiorno Beppe. Grazie per il Signore, mi è dovuto quasi perché ormai ho qualche anno in più di allora. Mi bussò alla porta, aprì e c'era un bambino, calzoncini corti, e che mi disse: "Vorrei collaborare con Radio Jolly". Lo guardai e restai un po' perplesso. Mi disse che era da poco orfanello di mamma e quindi mi commossi e mi interessai a lui e gli diedi la possibilità di lavorare, di collaborare con la radio. Ecco, Avevo appena 12 anni, appunto, avevi appena 12 anni. 1978. 78. Incredibile, incredibile, il mio primo contatto radio. Dopo qualche tempo arrivava con valigette, con telefoni, cose strane, eccetera, che si creava lui, e iniziamo con la messa in diretta dalla Cattedrale di Cagliari, per il quale il parroco, Monsignor Pala, Efisio Pala, sì. Efisio Pala, ci diede 100.000 lire a trasmissione, che erano poi 450-500 mila lire di allora al mese, perché Un erano operaio, prendeva 150-180 euro invece al questo ce li dava a messa, questo mese. sacerdote, incredibile, E io incredibile. divisi l'importo con Maurizio, il quale guadagnava quanto un operaio di 40 anni e lui ne aveva 12. Che lavorava un mese di seguito per poter avere un Sì, importo del sì, 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 genere. sì, sì. Incredibile. È E poi abbiamo stato. incominciato con le registrazioni delle bobine della radio. Ne abbiamo fatto di tutti i Di tutti i colori. colori. Mi ha dato dei suggerimenti validi, nonostante avesse 12 anni, era già un piccolo tecnico e io ero completamente a digiuno di quello che era la radio. Ecco Beppe, ma quanti anni hai fatto il radiofonico? E quindi la radio nacque il 20 settembre del 76, era una delle prime radio libere, così le chiamavamo. C'era Radiolina. Smisi nel 95, mi pare, cedetti la radio alla mia signora numero 2, perché ne ho avuto 4, mi piaceva collezionarle, la quale la uccise dopo qualche anno perché incapace a fare radio. Ecco, che trasmissioni facevi tu in questa radio? Io Radio facevo Jolly. una trasmissione di telefonate in diretta di opinioni e musica condotta da Beppe, che ero poi io insieme a Mino, mio cugino, che poi è diventato pilota dell'Alitalia, di quadrigette, eccetera, eccetera. Ancora oggi, quando uno pensa a Radio Jolly, pensa a Beppe Fanni. E io vedo che quando tu passi per la strada, alcune persone ti Mi riconoscono. riconoscono, come mi dice: "Ma lei è Beppe Fanni?" Ma questo mi capita al bar, entro al bar, "Buongiorno, un caffè?" "Ma sei Beppe Fanni?" Ecco, questo mi fa ancora piacere. Sono citato anche su internet, ci sono parecchie pagine che parlano della mia radio, forse immeritatamente, ma non so. Posso dire che quando iniziava la trasmissione si bloccava la linea 060-667 e Era il già bloccata. 667842, 667844, 667844, 667834. ricordiamo ancora i numeri telefonici Mentre dopo 35 anni, cioè dopo 35 incredibile, mi incredibile. chiamò la SIP di allora, che poi è la Telecom, mi offrirono 10 linee telefoniche, gli dissi: "Se mi date 5 segretarie, va bene, se no non me ne faccio niente", e continuai così. Ecco, Radio Jolly è una entità che esiste ancora.
Adesso esiste Radio Jolly Web, che l'ho creata, non sono ancora riuscito a mandarla avanti per mancanza di fiducia nei miei confronti, però penso a breve di riniziare a trasmettere, di riniziare a parlare col pubblico. Bene Beppe, allora io ti ringrazio tantissimo per essere intervenuto in questa intervista, mi ha fatto piacere averti qui ospite all'RCM News. E questo è uno studio con la S maiuscola. Grazie, ecco, ti ringrazio. Salutiamo i nostri amici dell'RCM che ci guarderanno su YouTube. Aspettiamo, poi trasmetteremo gli orari delle mie trasmissioni. Perfetto, e a tutti quanti diamoci un taglio.